Carissimi amici e amiche, oggi è il primo mercoledì del mese di maggio, come sappiamo tutti quanti, dedicato alla Madonna, ma il primo mercoledì è giorno particolarmente da dedicare a San Giuseppe, anche perché proprio il mercoledì, come sappiamo, è il giorno in cui la Chiesa sempre ricorda San Giuseppe, anche se nel tempo di Pasqua non si possono celebrare messe votive, quindi non è possibile ricordarlo, diciamo, in questo modo durante la Santa Messa, salvo la menzione che, grazie al Pontefice regnante, adesso abbiamo in tutte e quattro le preghiere eucaristiche. Insomma, proprio di questo non si può fare a livello liturgico, però lo ricordiamo e speriamo bene questa sera, proseguendo questo ciclo di catechesi che, come ricordo, è occasionato dall'anno straordinario in onore di San Giuseppe e che sta seguendo la lettera che il Sommo Pontefice ha scritto, appunto, in forza della quale ha poi indetto questo anno particolare in onore sempre del 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. E stiamo seguendo i paragrafi di questa lettera, molto, molto bella, paragrafi molto, molto profondi. Anche questa sera saremo introdotti in un tema molto molto delicato e con dei risvolti esistenziali per ciascuno di noi molto rilevanti, perché dobbiamo cercare di comprendere come San Giuseppe, come tutti i santi, ma diciamo anche più di tutti i santi, per quello il più santo dei santi, non è soltanto un grande, per carità, baluardo della Chiesa, lo stiamo festeggiando per questo, un grande santo da cui ottenere qualunque grazia. Santa Teresa, l'abbiamo già detto in altre puntate, raccomandava, se vuoi una grazia, di andare da San Giuseppe, che ci garantisce l'accoglienza delle nostre richieste presso Dio. Però, come tutti i santi, questo è sempre un tema in cui siamo invitati a meditare. I santi sono anzitutto esempi di vita, sono anzitutto esempi da seguire, e non dobbiamo pensare che la vicenda del tutto eccezionale che ha vissuto San Giuseppe, insomma, quindi la sua vocazione del tutto peculiare, quindi ad essere lo sposo di Maria Santissima e la madre del figlio di Dio fatto uomo, lo ponga su un mondo completamente distinto dal nostro, una sorta, diciamo, di vita, come dire, inconcepibile, inarrivabile, e quindi si perda, ecco, questa carica straordinaria della figura di questo grandissimo santo, che è appunto il grande esempio di vita che ci ha dato nella sua esperienza, perché evidentemente i fatti successi nella sua esistenza, le innumerevoli prove a cui è stato sottoposto, stasera ne vedremo qualcuna, dalla divina volontà, sono le sue personali, ma sono anche l'emblema e la rappresentazione simbolica di quello che accade anche a tutti noi. Ogni volta che noi ci accostiamo a queste vicende, il Papa, insomma, ha particolarmente a cuore questo aspetto, lo ha scritto anche, non ha indetto soltanto l'anno di San Giuseppe per moltiplicare preghiere e devozioni nei confronti di questo santo, che sono certamente delle cose importantissime e da scoprire e riscoprire, d'accordo? Certamente i santi sono i nostri amici e coloro che intercedono per noi presso Dio, insomma, e San Giuseppe sta abbastanza in alto in paradiso, però ribadisco, sono anzitutto dei straordinari esempi di vita, quindi degli specchi in cui possiamo e dobbiamo confrontarci, non pensando che abbiano vissuto in un mondo, come dire, fatato, d'accordo, così dice, vabbè, erano santi, io sono un povero peccatore. Santi si diventa, non ci si nasce. Ecco, certamente San Giuseppe aveva una santità non piccola, insomma, per poter arrivare ad essere scelto per quello che è arrivato, no? Però spero di non fare affronto o oltraggio a tanto grande santo dicendo che anche lui è cresciuto continuamente in queste sue virtù, e come sta scritto addirittura per nostro Signore, cioè nella lettera agli Ebrei dice: pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Non è che prima era disobbediente Gesù e poi ha imparato, ma
la sua vita è stata un crescendo continuo, diciamo, di prove, di ubbidienze al Padre per la nostra salvezza fino a culminare con la croce, no? Quindi momento dopo momento, cioè, si intensifica sempre di più, come dire, il livello, insomma, perché a cui il Signore ci chiama, no? È vero che Gesù era perfettissimo, la sua umanità era perfettissima, ma la sua umanità è umanamente cresciuta, così come crescono tutte quante le umanità di ciascuno di noi. Su Gesù dobbiamo stare sempre attenti perché si può parlare, a mio avviso, fino a un certo punto, insomma, perché alcune cose possiamo certamente darle per buone, però, insomma, la personalità umana del figlio di Dio fatto carne credo che sia un pochino difficile, insomma, da sondare. Certamente, per non fare anche dell'umanità di Gesù una sorta di umanità apparente, come è successo tante volte nel corso della storia, alcune cose dobbiamo evidentemente tenerle per assodate. Ecco, e questo certamente vale ancora di più per San Giuseppe, che era una creatura umana, tra l'altro non avente il privilegio dell'Immacolata Concezione, come la Madonna, che pur con questo privilegio era comunque una creatura umana, e quindi si pone dinanzi a noi come esempio di grande santità e come punto di confronto, di imitazione e di crescita, come vedremo questa sera. Allora, la puntata di questa sera trae anch'essa il titolo dal quarto paragrafo della lettera, che sapete si chiama Patris Cordem, quindi cuore di padre, e il Papa ha voluto cogliere degli aspetti, ha focalizzato degli aspetti distinti della grande missione di San Giuseppe e della grande vocazione di San Giuseppe alla paternità. E nel quarto paragrafo parla della paternità nell'accoglienza. San Giuseppe, padre nell'accoglienza. Accoglienza di cosa? Leggiamo come sempre il testo e poi mano a mano faremo qualche considerazione. Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell'angelo. La nobiltà del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge. E oggi, in questo mondo, nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato, che pur non possedendo tutte le informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere, illuminando il suo giudizio. Ecco, questo è il primo squarcio, no? Sappiamo benissimo che dopo il travaglio di San Giuseppe, l'abbiamo già meditate queste cose, e la rivelazione in sogno dell'angelo, Giuseppe accoglie Maria. La sua estrema grandezza è stato il prendere tempo. Vedete come qui dice come il Papa afferma quella cosa di cui ho già parlato nelle puntate precedenti. Cioè, il Vangelo dice: Giuseppe che era giusto e non voleva ripudiarlo. Ma abbiamo già detto che la giustizia nell'Antico Testamento era l'osservanza della legge di Mosè, per cui la giustizia sarebbe proprio stata ripudiarla, la Madonna, osservando la legge di Mosè, la legge di Dio. Vedete, la nobiltà del suo cuore, scrive il Papa, gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge. Dice, sì, la legge direbbe questo. Ma io non lo posso fare, specialmente poi con questa donna che non capisco quello che succede, ma so chi è, non lo posso fare. E quindi fa uno step indietro. Quindi vedete come ciò che abbiamo già fatto oggetto di meditazione, no? Che io ho come dire, comunicato perché a sua volta ricevuto da una splendida meditazione di un mio amico sacerdote, che ho già ricordato nelle puntate precedenti, è stato oggetto anche di attenzione da parte del pontefice, quindi è un atto di nobiltà del cuore. E qui ci coglie una piccola sfumatura significativa, a mio avviso, della modalità con cui relazionarsi nei confronti del mondo femminile. La Madonna apparentemente sembrava che avesse fatto qualche cosa di non consono, scusate, all'interno di una società come era quella del tempo, quindi
fare una cosa come quella che sembrava aver fatto la Madonna era una cosa terrificante, d'accordo? Un cuore nobile non si scaglia subito, d'accordo, a violenza psicologica, verbale, fisica. Il Papa coglie l'aspetto certamente vero di quando tutto questo si riversa sul mondo femminile. Noi sappiamo anche che questo stile purtroppo non si ferma al mondo femminile, è proprio una modalità, come dire, becera, diciamo così, delle nostre attuali relazioni, alimentata poi dall'anonimato e dal furore dei social network oggi così diffusi, e qui tra violenze verbali e psicologiche ne siamo completamente in continuazione, subissati, circondati. Noi da discepoli di Gesù non possiamo utilizzare questo stile, questa è una prima sollecitazione. Il Papa prosegue dicendo: Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato, rispettoso nei confronti della donna, della sua donna, ma certamente San Giuseppe era così anche nei confronti di tutto. Cioè, non voglio fare discorsi triti e ritriti, insomma, la retorica proprio allo stato puro e cominciare a dire oggi non c'è più rispetto, però è così, ma noi non possiamo, non dobbiamo assecondare, entrare in queste logiche, in queste dinamiche. Il nostro rispetto deve essere assoluto, cioè qualunque persona noi incontriamo, ancora di più, pensate adesso qui le persone che sono sposate, no? Cioè, come ci può essere un amore coniugale se non c'è un profondissimo rispetto tra marito e moglie, ma rispetto proprio nel senso etimologico, dal latino respicere, cioè ti guardo con amore, con considerazione, tu sei una persona che in quanto tale, in quanto persona è degna, punto e basta. Quindi proviamo a pensare, cioè, le mancanze di rispetto sono molto molto frequenti, ma formano contenuto, come dire, anche quando celebriamo il sacramento della penitenza, non sono stupidaggini. Noi non possiamo permetterci di mancare di rispetto nei confronti di nessuno, meno che mai, per chi è sposato, nei confronti della propria carne. Perdonatemi, insomma, io sono sposato, ma chi è sposato, cioè, io ricordo sempre una coppia, non voglio citarla, se qualcuno dei miei vecchi parrocchiani però sentirà questa catechesi potrebbe arrivarci, ai corsi prematrimoniali. Io li ricordo con stima, diciamo così, e con riconoscenza, con gratitudine. E quando dicevo agli sposi, dico: sentite ragazzi, stupido cretino, non capisci niente, state zitto, non esiste nella vita matrimoniale. Questi mi guardavano con gli occhi così, dice: ma come? Cioè, non parliamo poi di altro, quindi non parliamo quando si trascende nell'insulto, nella violenza verbale, nella volgarità. Io spero, insomma, che queste cose non ci siano nelle famiglie che vogliono dirsi cristiane, non ci devono essere. Qualcuno obiettava, dice: ma no, ma come si fa? E questa coppia prendeva la parola e dice: alt, io non ho mai mancato di rispetto a mia moglie, io non ho mai mancato di rispetto a mio marito. Perché, tra l'altro, se lo facessi, sarebbe come se mancassi di rispetto a me stesso. Noi siamo una cosa sola, siamo una sola carne. Ricordo queste parole, insomma, ecco, e sono da tenerle presenti. San Giuseppe era un uomo rispettoso, era un uomo delicato, la delicatezza di cuore, la delicatezza del tratto, no? Cioè, cosa pensano di noi le persone che ci conoscono? Pensano che siamo persone delicate o siamo grezze? Come dire, grezze in senso non quella rusticità, diciamo, che dipende da un certo ambiente dove uno è nato, che può essere anche simpatica, no? Quindi non è questo, ma grezzo nel senso di essere rudi nei
nei modi, no? Un po' abitanti di Cafonia, un po' così. Queste sono virtù cristiane, queste qui, eh. Cioè il rispetto dell'altrui reputazione, la reputazione del prossimo, è sacra, d'accordo? Noi non dobbiamo macchiarla con la maldicenza, con la chiacchiera, non si fa. La dignità della persona, non possiamo lederla, mancarle di rispetto in nessuna forma. E in nessun modo. San Giuseppe, figura di uomo rispettoso, delicato, che pur non possedendo tutte le informazioni, anzi, essendo diciamo abbastanza depistato, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere, illuminando il suo giudizio, anche attraverso gli aiuti soprannaturali che nella vicenda di San Giuseppe erano indispensabili, no? E adesso l'applicazione esistenziale. Riprendo la lettura. Tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione o di ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade. E per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità, si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle conseguenti decisioni. Questa sezione mi fa pensare, perché vedete, ci sono vari cicli di catechesi aperti, a quello che dovrò dire tra qualche puntata, adesso non so, forse già nella prossima, nell'altro ciclo di catechesi, che danno un senso alla vita di cielo, perché in un percorso di conversione, riconciliazione, guarigione, santificazione, la riconciliazione con la propria storia diventa una cosa fondamentale. Cioè, le cose che ci hanno fatto stare male, le cose che ci hanno fatto soffrire, le cose che non abbiamo capito, non le comprendiamo e non le abbiamo capite, le cose che appaiono senza senso, le cose che appaiono, come dire, negative al 100%, che ci hanno deluso, che ci hanno fatto male, e che ci provocano ribellione, ribellarci nei confronti della nostra storia, è un'altra cosa da confessionale. Noi non ci pensiamo. Lamentarsi per le nostre cose è un'altra cosa da confessionale. Se si legge la storia del popolo di Israele, ma cosa facevano nel deserto dalla mattina alla sera? Si lamentavano contro Dio e contro Mosè. E qualche volta erano pure ribellati, come a Massa e a Meriba, dicendo: guarda, se qua non viene l'acqua, noi non facciamo più manco un passo avanti. Insomma, non era tanto semplice 600.000 persone, come ti dice il libro dell'Esodo, camminare nel deserto verso ignota destinazione. Dice: ma quando arriva sta terra promessa? Sono 20-30 anni che stiamo a camminare, ma che succede qua? L'accoglienza, padre dell'accoglienza, accogliere nella nostra vita le cose che non capiamo, ma Dio capisce, però. È un'accoglienza che si fonda sulla fede. Tu non capisci, ma Dio capisce. Accogliere nella vita quell'evento, quel fatto, ma perché è successa questa cosa? Ma perché questo brutto episodio, questo brutto ricordo, questa brutta ferita? Ci crediamo noi che agli occhi di Dio tutto ha un senso? Certamente Dio non è causa del male, ma comunque il male è da Lui permesso. Quindi non c'è neanche un minimo dettaglio della nostra esistenza che in Dio e con Dio non possa essere trasformato in bene, tutto, nessuno escluso. Questo accade soltanto però quando uno smette, primo, di ribellarsi, e secondo, di fare il deluso della situazione. Che cos'è una delusione? Qui lo dice il Papa. La delusione è semplicemente la frustrazione di un'aspettativa. Io mi aspettavo qualcosa, questa qualcosa non viene e io resto deluso. Ma chi ti ha detto che quello che tu aspettavi era quello che andava bene per te? Ma chi te l'ha detto questo? Chi te l'ha detto? Dove sta scritto? Chi decide quello che va bene per te? Lo decidi tu o lo decide qualcun altro? Chi decide? Chi decide, ragazzi? Ponetevela questa domanda, me la devo porre anch'io. Chi decide quello che è bene per me? Lo decido io?
Ebbene, per me quello che secondo la mia testolina dovrebbe funzionare, dovrebbe andare dritto come secondo il mio parametro di dirittura. Chi l'ha detto questo? Dove sta scritto? Le cose vanno come Dio dispone che vadano. L'abbiamo già visto, no? Cioè, ma voi pensate un attimo, ma non era più semplice, umanamente parlando, no? Noi dobbiamo poi pensare queste cose a posteriori. Sto povero San Giuseppe, ma se l'angelo andava prima a dirgli, dice, guarda, Giuseppe, tra poco tu vedrai Maria gravida, te preoccupa, l'ha fatto lo Spirito Santo, quindi stai tranquillo. Che dite? Non era meglio, secondo noi? Ma Dio voleva questo? Se avesse voluto questo, avrebbe fatto questo. Dio voleva che San Giuseppe fosse provato, passasse per quella sofferenza, esercitasse in questo modo le sue virtù, il suo abbandono, il suo spirito d'accoglienza, il suo non ribellarsi, il suo non fare il deluso, il suo rispettare Maria, il suo essere capace addirittura di superare la legge con la carità, capito? Cioè prendendo tempo, sfidando l'assurdo e l'incomprensibile. Se l'avessi saputo prima, ma che me ne darebbe avuto di tutto quello che ha fatto? Ma non sarebbe diventato San Giuseppe, però? Perché le virtù, sono quando sono provate, figlioli miei cari. Quello che noi non vorremmo mai che vedere che accadesse nella nostra vita, Dio ce lo mette apposta in tante circostanze, per il nostro bene, ma diventa nostro bene nella misura in cui noi lo accogliamo e lo accettiamo. Non brontoliamo, ci lamentiamo, ci ribelliamo o facciamo i delusi della situazione. Ah, adesso Dio non ha fatto quello che volevo io non vado più a messa. Non... Guardate che c'è gente che pensa così, eh. Ve lo assicuro, ve lo dico da parroco, l'ho sentite queste cose. Ah, io non metto più piede in chiesa perché avevo chiesto una cosa, nostro Signore. Mi doveva guarire quella situazione. Non l'ha fatto, io non gioco più, come bambini piccoli. Allora, quindi passaggi da metabolizzare questi. Proseguo la lettura. Andiamo a paragrafetti e coi piccoli commenti. La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, attenzione, ma una via che accoglie. Molto bella questa frase. Solo a partire da questa accoglienza, da questa riconciliazione, riconciliarsi con la propria storia, si può anche intuire una storia più grande, un significato più profondo. Sembrano riecheggiare le ardenti parole di Giobbe che all'invito della moglie a ribellarsi per tutto il male che gli accade, risponde: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Qui il Papa è stato buono, perché prima di dire questo, Giobbe gli è scappata una cosa da dire alla moglie. Gli ha detto: hai parlato come una stolta. Perché la moglie stava dicendo: guarda un po', tu una vita che servi nostro Signore, non hai trasgredito mai niente, gli hai dato tutto l'amore possibile, tutto quanto possibile, e guarda che disastro che è successo. Prima te rubano, te muoiono tutto il bestiame, poi ti cascano addosso le case, poi ti muoiono i figli, poi vieni colpito pure tu, e tu continui ancora a lodare e benedire il Signore. Bella ricompensa che c'hai avuto. E Giobbe risponde: hai parlato come una stolta, brava. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Chi decide? Cioè, la grande domanda, chi decide? Chi lo decide? Attenzione, quindi, vedete questo grande passaggio, non una via che spiega, ma una via che accoglie. Chi l'ha detto che tu devi capire tutto quello che Dio fa con te nella tua vita? Voi pensate che io ho capito tutto quello che Dio ha fatto con me nella mia vita? Io no. Ogni tanto raccapezzo qualcosa, ma molte cose rimangono dei punti interrogativi. Forse qualcuna si capisce, ma magari dopo anni che è accaduta. Forse. Altre le capiremo soltanto in paradiso. Non si capiscono in questo mondo. Ma chi l'ha detto che i discepoli di Gesù devono capire? A me mi sembra che nel Vangelo c'è proprio un invito ad accettare di non capire. Vogliamo un esempio? Giovedì Santo, lavanda dei piedi. Gesù va da Pietro e gli dice, gli sta per lavare i piedi, dice: fermati, non t'azzardare, ma dico, ma stiamo scherzando? Tu lavi i piedi a me, ma manco morto, che poi, tu non me li laverai mai.
che cosa gli risponde Gesù? Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. E Gesù non glielo spiega in quel momento. Gesù non glielo spiega. Dio prima fa e poi, se crede, quando vuole, come vuole, forse qualcosa spiega. Se non lo spiega proprio niente, anche perché Dio non è tenuto a spiegare niente a nessuno. Detto proprio fra noi. Quindi Dio non vuole che noi chiediamo spiegazioni. Dio vuole che noi chiediamo, come San, che noi esercitiamo come San Giuseppe, accoglienza. Quello che il Signore mi dà, io me lo prendo. Io me lo prendo. Applichiamo tutte queste cose anche a tutte le realtà che stiamo vivendo a tutti i livelli. Attenzione, questo vale per tutto, ok? Questo vale per tutto. Il discepolo non si fa le domande, il discepolo si fida del Signore e accoglie. Attenzione, dice, ah, ma allora questo è una persona, capito, che è ingobbito, che sta rassegnato passivamente, che si trascina. Obiezione, ecco qua, immediatamente confutata. Prosegue il testo. Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Nein, il suo è un coraggioso e forte protagonismo. Ce ne vuole per fare queste cose qui, altro che ci vuole un coraggio non indifferente. L'accoglienza è un modo attraverso cui, bellissima questa frase, si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Bisogna essere forti per accogliere la volontà di Dio in ogni frangente, anche quando passa attraverso la tribolazione, la prova, l'assurdo in alcune circostanze, l'incomprensibile. Se solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com'è, non come te la sei messa in testa, non come la vorresti, non come la desideri. E di fare spazio anche a quella parte contraddittoria, inaspettata, deludente dell'esistenza. Io dico sempre, lo dirò in quell'altro ciclo di catechesi, sai quando sei guarito? Quando tu non soltanto dici, Signore, accetto anche le cose meno dritte della mia esistenza. Questo è qualcosa, meglio di niente. Lo dice, no, guarda, facciamo così. Guarda, ti dico grazie lo stesso, anche se sono successe certe cose. Quindi non dovevano succedere, però ti ringrazio lo stesso. Ma sapete quando una persona è guarita? Ti ringrazio perché sono successe quelle cose che io di per sé mai avrei voluto vivere e mai avrei voluto che succedessero. Quando tu sei capace a dire col cuore, questo non sono pagliacciate che si fanno davanti al prossimo, questo te lo vedi a tu per tu con Dio, Dio lo sa quello che pensi nel cuore. Signore, ti ringrazio per questa croce che mi hai dato, allora lì stiamo su un altro pianeta. Se uno dice ti lodo e ti esalto per questa croce che mi hai dato, hai fatto bene a darmela, allora qui siamo proprio diventati santi. Fino a quando non arriviamo qui ci abbiamo ancora da camminare. Ora, la venuta di Gesù in mezzo a noi, continua il testo, è un dono del Padre affinché ciascuno si riconcili con la carne della propria storia anche quando non la comprende fino in fondo. Questo si starebbe da farsi un quadretto e attaccarselo sopra il letto. La riconciliazione con la nostra storia, che è un dono di Gesù, dobbiamo invocare da Lui, è un passaggio fondamentale. Cioè, è uno degli scopi principali per cui Gesù è venuto sulla terra. E come Dio ha detto al nostro santo, proseguo ancora la lettura, Giuseppe, figlio di Davide, non temere, sembra ripetere anche a noi, non abbiate paura. Ecco, qui il Papa fa l'eco al suo illustre predecessore, San Giovanni Paolo II, insomma, che sapete questa frase, non abbiate paura, fu un po' lo slogan del suo pontificato. Io ero piccolo, piccolo, quando
riecheggiarono queste parole, no? Non abbiate paura. Non abbiate paura di cosa? Di deporre la rabbia, la delusione e fare spazio senza alcuna rassegnazione mondana, ma con fortezza piena di speranza a ciò che non abbiamo scelto, eppure esiste. Questi sono passaggi, ecco perché io veramente la prima volta che ho letto questa lettera sono rimasto colpito. Lo confesso, cioè per questo che ho deciso insomma di fare un ciclo di catechesi sulla base di questa lettera. Perché come ha colpito me, volevo semplicemente condividere queste cose, cioè questi passaggi sono importantissimi. Deporre la rabbia, la delusione. E fare spazio a ciò che non abbiamo scelto, eppure esiste. Sono da meditare queste parole. E San Giuseppe ne è l'antesignano, il modello perfettissimo da imitare. Accogliere così la vita, prosegue il testo, ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili, Dio può far germogliare fiori tra le rocce, anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, egli è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Allora, capiamo quant'è importante questa accoglienza a cuore dilatato, questa deposizione, questo deporre rabbia, delusione, ribellione, lamentele, d'accordo? Piagnistei, e accogliere la nostra storia così come è, sapendo. Qual è la grande accoglienza? Che tu in ogni istante tu puoi accogliere la misericordia di Dio, puoi accogliere il Vangelo e la tua vita può cambiare, ma veramente in un istante, da così a così. Ci sono delle cose che non si possono riparare. Ho commesso dei peccati gravissimi e hanno prodotto delle conseguenze. Poniamo, ho ammazzato qualcuno e quello non risorge. Che vogliamo fare? Ho vissuto tutto il matrimonio senza volere i figli. Mo ci abbiamo 70 anni, che i figli non li abbiamo fatti. Mo che facciamo? Quindi ci sono dei fatti brutti che possono assumere il carattere dell'irreversibilità e l'irreversibilità può portarci di nuovo alla delusione, alla disperazione. Mai. Va tutto storto, ha preso tutto quanto una piega sbagliata. Mai, mai fare questi discorsi. Mai, mai. Mai. Sono discorsi contrari al cuore accogliente che dobbiamo avere. Accogliere anche la possibilità di ricominciare in ogni istante. Accogliere e lasciarsi accogliere, anche la dimensione del lasciarsi accogliere dal Signore. Dio lo sa benissimo quello che tu hai fatto, d'accordo? Sa anche molto di più di quello che sai tu, capito? Ma le sentenze di condanna definitiva che i mortali sono molto facili a propinare nei confronti dei loro simili, nonostante che Gesù abbia raccomandato di non farlo, e minacciando: non condannate e non sarete condannati, ossia, sta attento che se condanni tu, poi ti condanno io. Quindi non ci sono nella vita terrena, ricordate sempre una cosa, questo è importante, perdonatemi se uso insomma toni un po' didascalici, non esiste niente di irreversibile in questo mondo. In questo mondo no, è passata la soglia di questo mondo che se sei salvo, sei salvo e se sei dannato, sei dannato.
Qui tutto può cambiare in qualunque momento, in meglio purtroppo pure cambia in peggio. Ecco perché dobbiamo stare sempre tutti quanti umili, come tutti quanti i santi hanno sempre camminato nell'umiltà, sapendo che sì, oggi è andata bene e domani, chi me l'assicura che domani non vado a combinare qualche guaio grosso quanto una casa, perdo la grazia di Dio, ma impazzisco. Che ne sappiamo noi? Io non spero, non lo so. Quindi qui non esistono le cose irreversibili. Certamente ci sono alcune situazioni, alcune cose che possono diventarlo. Ma come dire, la direzione della nostra vita può sempre cambiare, in qualunque momento. Questo dobbiamo tenerlo presente, dobbiamo, Se le cose non cambiano, è perché noi non vogliamo che cambino. Non lo dimentichiamo mai. Guardate che il cuore dell'uomo, se preferiamo la testa dell'uomo, a volte è più dura del cemento armato. E una delle cause di tutti i mali è perché l'uomo non pensa, non si ferma, non si mette a riflettere bene però, non ascoltando sempre, ecco, le sirene stonate o stridule, ecco. Dei cattivi pensieri alimentati dal diavolo, perché nel cuore degli uomini la voce di Dio si fa sentire in tutti, anche nelle persone più cattive. Una voce delicata, una voce che chiama, una voce che risuona, ma si fa sentire. Dio non lascia nessuno senza aiuto. Dio non è come gli uomini che formulano le condanne definitive. Prima ancora che ci siano le prove o che sia giunto il tempo di farlo, ci sarà un tempo in cui saremo giudicati da Dio, certamente, al termine della vita terrena. Lì sì, lì chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. In francese si dice rien ne va più, d'accordo? Le cose sono fait, ma solo in quel momento, prima no. E tutto questo, andiamo verso la conclusione, sì, torna ancora una volta il realismo cristiano, riprendo la citazione, che non butta via nulla di ciò che esiste. La realtà, nella sua misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un senso dell'esistenza con le sue luci e le sue ombre. È questo che fa dire all'Apostolo Paolo, altro passaggio fondamentale. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto. E proseguo la citazione del testo. Sant'Agostino aggiunge: anche quello che viene chiamato male, etiam illud quod malum dicitur. Non dice che tutto è bene, perché il bene è il bene e il male è il male, ma che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Altra frase che dobbiamo tenere presente: se tu vuoi servire il Signore, vuoi amare il Signore, vuoi vivere con Lui, stai tranquillissimo che non ci sarà neanche un minimo dettaglio della tua esistenza che non concorre al tuo bene. Guardate che le convinzioni operative, si chiamano così, profonde, sono quelle che determinano in maniera proprio strutturale e sostanziale la nostra esistenza. Quanti di noi sono convintissimi di questa cosa? Che guardando la propria vita possono dire in preghiera personale davanti a Gesù: tutto quello che ho vissuto io sono certo, Signore, che concorra al mio bene. E te lo dimostro. Come? Essendo contento, essendo sereno, essendo disteso. In questa prospettiva totale, la fede dà significato ad ogni evento, lieto o triste. Vedete come c'è anche qui sotto una profonda visione di ciò che significa la vita cristiana. Io ho guardato una fonte di dolore immenso per me. Io non posso pensare a
tante persone che vivono senza la fede, che vivono senza Gesù. Che vite che possono vivere? Orride, bruttissime, senza senso, senza fini, senza consolazione, senza la cosa più bella che esiste al mondo, insomma, che è l'Eucaristia. Cioè, come si fa a campare così? È una triste condizione. Allora, lungi da noi, allora, andiamo verso sono gli ultimi due capoversi e poi vediamo anche questa puntata. Lungi da noi, allora, il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta ad occhi aperti quello che gli sta capitando, assumendosene la responsabilità. Quindi, bellissima anche questa frase. Avere fede non significa trovare palliativi, diciamo così, facili consolazioni, cioè, vabbè, consoliamoci un po', va tutto storto, però ce ne facciamo una ragione. No. La fede guarda in faccia, ad occhi aperti, quello che accade e muove ad accoglierlo. Sapete una cosa fondamentale? Guardate che dinanzi a tante cose, alle tante cose nella nostra esistenza personale, sociale, ecclesiale, ci sono tante cose che a noi appaiono brutte o storte. Attenzione ai termini che uso, eh? A noi appaiono. Può darsi anche che lo siano, brutte o storte. Prima di dire sono, è sempre meglio pensarci bene, d'accordo? È sempre meglio dire mi sembra che sia una cosa storta, mi appare una cosa, perché essere è sempre usare il verbo essere è sempre abbastanza impegnativo. Sapete cosa si può fare dinanzi a queste situazioni? Accoglierle. Mi fa soffrire, accogli la sofferenza. Dinanzi a tante cose non c'è altro da fare che accogliere la sofferenza che ti provocano e offrirla al Signore. E dirgli, pensaci tu, se vuoi che questa sofferenza rimanga, sia fatta la tua volontà. Se è un momento di passaggio e sarà superata, ti prego che questo accada. E basta. Questa è la fede. L'accoglienza di Giuseppe, e chiudiamo, ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono, riservando una predilezione ai deboli perché Dio sceglie ciò che è debole, padre degli orfani e difensore delle vedove, e comanda di amare lo straniero. Voglio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù abbia preso lo spunto per la parabola del figlio al prodigo e del padre misericordioso. Qui si vede la mano e la sensibilità particolare, evidentemente del Papa, ma sicuramente la persona di San Giuseppe, come tutte quante le sante persone, cioè la misericordia e la bontà in maniera particolare verso gli ultimi e verso i poveri, e in questi ultimi poveri sono compresi anche i più poveri di tutti. Chi è il più povero di tutti sul pianeta Terra? Vediamo un po' se chiudo con questa considerazione. Chi sono i più poveri di tutti? I più poveri di tutti sono quelli che non c'hanno Gesù, che non c'hanno Dio, che non c'hanno la fede. Quelli sono veramente da compassionare, veramente più di tutti. E da qui anche le esortazioni evangeliche di Gesù. Ama i tuoi nemici. Ma come faccio? È la misericordia, perché quello è un infelice. Chi è cattivo è il più povero di tutti ed è il più infelice di tutti.
più infelice di quel poveraccio che non per colpa sua magari è privo del sostentamento necessario per vivere o tante altre situazioni di miseria e di povertà che troviamo nel mondo e che tutti quanti noi, questo è evidente, dobbiamo fare il possibile per intercettare, per sovvenire. Le opere di misericordia corporale e spirituale, l'elemosina, sono sempre state un fiore all'occhiello di tutti quanti i figli di Dio e in esse dobbiamo tutti quanti sempre distinguerci. Ecco, quindi abbiamo con questo concluso, riflettendo su questa grande accoglienza del cuore di Giuseppe, accoglienza di Dio, dei suoi disegni, dei suoi voleri, senza recriminazione e senza ribellione. Accoglienza della storia fatta in particolare con Maria Santissima, esercitando una virtù assolutamente eroica. Accoglienza degli esseri umani per quello che sono, tutti, accoglienza in particolare dei più poveri e dei più deboli, ossia dei poveri, dei deboli materialmente, soprattutto dei poveri e dei deboli spiritualmente. Beh, se Dio vuole, ci aggiorniamo al mese prossimo. Do la mia benedizione a tutti, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. A presto.